Ciao a tutti, questo sono io che sto riprendendo, adesso vi faccio vedere quanto è varia e vaga la vita. Cioè, questa che vedete è una Ludicia discolor, un tipo di orchidea. Discolor perché ha le foglie variegate in questo modo che sono davvero belle e particolari e sotto la foglia, se vista da questa prospettiva, ha le foglie rosse. Un bordeaux, un rosso, fa tanti, nu ha tante nuove crescite, è in bocciolo, poi quando sboccerà, quando germinerà, vi farò vedere, cioè quando sboccerà, vi farò vedere com'è il fiore di questa orchidea particolarissima, la Ludicia discolor. Esiste la Ludicia normale che non è, che non ha questo intervallo tra le due foglie, e la Ludicia discolor che ha questo intervallo tra le foglie. È un'orchidea che costa poco, io questa l'ho pagata 5 euro, quindi non tanto. Di solito vengono molto di più le orchidee. E in poche parole si riproduce in un modo molto strano, strappando tipo un pezzo di questo senza strappare la radice, tipo qua sotto, che ne so, dove rimane anche questa foglia, in modo che questa parte si possa crescere, continuare a crescere. Questa pianta la metto direttamente nella terra. E continuerà a crescere, preferibilmente il processo quando non è in bocciolo. L'orchidea va in bocciolo anche quando è ancora, appena nata, appena sviluppata, come potete vedere da questo esempio qui. Poi vi dico perché vaga la vita, perché è strana. Sono andata a tutti i negozi più grandi nella mia zona che vendono orchidee, sono andato a Milano all'orchideria di Moro, lo so, Mio Rosolo, ho chiesto questa orchidea ed era appena terminata e non ce l'avevano, quindi sono andato da tante altre parti, altre orchiderie, altri negozi enormi di orchidee, enormi 1000 metri quadrati come un bunker. In poche parole sono entrato in un negozio che sarà un buco a dir poco 5 metri quadrati, che è proprio quei negozi che vendono i fiori tagliati, capito? Già preparati per mettere tipo quelli del cimitero da regalare. E in poche parole, cosa è successo? Cioè, non sto scherzando, era l'unico negozio nel quale aveva una Ludicia discolor. Era l'unica pianta che aveva nella terra, il resto erano tutti fiori già tagliati. Ecco perché la vita è vaga. Questa orchidea, come vi ho detto, poi vi farò un video in particolare come si cura. Ciao a tutti, questa è la mia Ludicia discolor. Ciao!